Buonasera a tutti e benvenuti al programma Cosa dice Beatrice stasera? Ho un bel programma per tutti. Primo, è ritornato recentemente da un giro conciso attraverso l'inferno e il purgatorio. Poi abbiamo il miglior esperto di architettura da questo lato dell'Acheronte, Virgilio. Secondo, rivelerò la segreta vita di un fratello della una confraternita all'Università di Duke, il mio nipote Dante. E, finalmente, un giocatore della squadra di football americana all'Università di Duke, Lincoln Tomlinson. Prima di cominciare, do un breve aggiornamento racconto di ieri sera. La mondana americana, ex attrice Lindsay Lohan, non è incinta. Il mondo può respirare liberamente per ora. E ora, una parola dai nostri sponsor. Ciao, io sono il Diavolo Blu e tu stai guardando Dice con Beatrice. Ascolta mentre esploriamo l'ego di un architetto. Benvenuti al programma Cosa dice Beatrice? È un onore di avervi come architettura eminente al programma. Ciao Beatrice, sono felice di essere qui. Sai, la gente come me ha bisogno di una pausa, pensieri profondi e un po' di riconoscimento. Sì, hai ragione. Ovviamente. Virgilio, sei al programma stasera per parlare un po' dei cambiamenti sul campus ovest all'Università di Duke. Puoi dirmi un po' dei cambiamenti recenti? Sì, certo. La pietra angolare di cibo sul campus, la griglia armadillo, chiuderà in maggio. La griglia armadillo si chiama amorevolmente da alcuni il Dillo e stanno aperto nel 1993. Ci sono tre sedi, una a Raleigh, una a Carborough e una all'Università di Duke. Il suo affitto a Duke è salito e molti ristoranti hanno offerto più soldi del Dillo per lo spazio dove troverà il Dillo ora. E l'Agnello ha superato l'offerto del Dillo per lo spazio. Durante l'estate, la squadra di Virgilio rinnoverà lo spazio. Sì, penso che l'Agnello sia un buon ristorante per il centro di Bryan. Lo spazio nuovo sarà più moderno e pratico. Perché? Perché sarà disegnato da me. Sì. Allora, credo che i ristoranti Subway e Chick-fil-A chiudono anche? Penso che il cibo di tutti i ristoranti di fast food sia una disgrazia dei cuochi passati, presenti e futuri e che le persone che mangiano il fast food siano ugualmente cattivi come i golosoni. Sì, il fast food contribuisce al problema dell'obesità negli Stati Uniti. Ciò nonostante, l'obesità non è un problema all'Università di Duke. Non ancora. Sì. Allora, questa nota positiva concludiamo per oggi. Ah, bene. Ho bisogno di ritornare a... Sto scrivendo un romanzo classico. In bocca al lupo e grazie per il suo tempo stasera. Abbiamo un giocatore di football americano con noi oggi, Lincoln Tomlinson. E Lincoln ci dirà un po' della vita di un'atletica all'Università di Duke. Ciao Lincoln, come sta oggi? Va bene, e tu come stai? Benissimo, grazie. Tu sei un principiante sulla squadra di football, vero? Sì, sì. Ero un principiante nel mio anno di freshman qui a Duke. E ancora, che posizione giochi ora? Io gioco offensivo, destra, guardia. Offensivo, destra, guardia.
È una posizione che non è molto importante, vero? Perché tu sei non è un quarterback o forse è una persona che segna? Normalmente io ho intervistato queste persone. Ma il mio ruolo è importante di guardia il quarterback. Ma non ti ho conosciuto e non ho sentito mai del tuo ruolo in vita mia. Ah, sì, il mio ruolo è piccolo quando la mia squadra segna punti, ma è molto importante quando per l'opportunità di segnare. Allora, praticamente una novità. Non è importante. Adesso ti faccio delle domande serie. Lincoln, perché hai deciso di praticare su incapace squadra di football? Se fossi in te, avrei praticato sulla squadra di pallacanestro, sì. Sì, ma io amo football, i miei compagni e l'università di Duke. Ti piace perdere, sì, ti piace perdere. No, la mia squadra è molto buona. Certo, amico mio. Ma il nostro problema maggiore oggi è il problema degli stereotipi degli studenti di Duke. Puoi rispondere alle mie domande? Sì, certo. Grazie. C'è lo stereotipo che i giocatori di football sono tutti i carne teste, veramente? Carne teste? No, i giocatori di football non li sono. Va bene. Cosa fai nel suo tempo libero? Il mio tempo libero? Sì. Mi piace andare in palestra. Andare in palestra. Fai altre cose, forse leggere un libro, andare in bicicletta, fare un film. Niente? No, non posso pensare niente. Mi dispiace. Va bene. Cos'è il vero che i giocatori di football sono tutti tenaci ragazzi? Ah, sì. Penso che li siamo. Bene. Che succede se ti dico che non mi piace? Non è simpatico. Perché? Che succede se ti dico che la squadra di Duke è buona? No, basta. È la verità. No. Con questo è la fine della sezione di sport. Eccolo, Lincoln. Aspetta un momento. Mi chiamo il Diavolo Blu e penso che tu sia un'atleta laboriosa. Se dovresti continuare ad essere un leader per la tua squadra, e mi piace che parte per portare lo spirito Blue Devil ad ogni partita. E torniamo a Dice con Beatrice. A prima vista, Dante, un fratello della confraternita Ita, è come qualcuno fratello di confraternita a Duke. Porta il suo colletto all'anisso, indossa i shorts rossi, indossa gli occhiali da sole quando non c'è sole, ma all'interno Dante tiene un segreto oscuro. Dante è un secchione. Ho passato un giorno con Dante per scoprire come la sua vita doppia grava sulla sua mente, come supera la sua personalità
divergente. Dante, sembra che tu lotti molto per ottenere l'accettazione dai tuoi fratelli. Ho imparato ad adattare per vivere in segreto. Ho fissato una copia di Homer dietro un gabinetto con nastro adesivo. Anche ho nascosto le mie figurine di Magic the Gathering nelle mattonelle del soffitto. Capisco che non posso vivere così. Non posso mai essere accettato veramente se non posso essere me stesso. Dirai la verità ai tuoi fratelli? Sì, mi incontrerò con loro più avanti a rivelare il mio segreto terribile. Siamo venuti all'Università di Duke con Dante per registrare il suo annuncio alla confraternita. Ciao a tutti, grazie che siete qui. Ho chiesto di venire oggi perché ho una cosa molto importante da dirvi. Purtroppo non era sincero completamente con voi. Ecco, mi vedete lì a un bro normale, ma veramente sono una persona molto diversa. Per me il giorno perfetto non include molto feste. Invece mi piace guardare una maratona di Lord of the Rings e finire con un gioco di Pokémon. Mi piace indossare le camicie di Dragon Ball Z, non i pini di lacrosse. Amici, sono un secchione. Wow, è stato difficile dire questo. Non preoccupi, bro. Tu sei il nostro bro, indipendentemente da come sei. Sono felice che hai detto questo, Dante. Ho una confessione da fare. Capisco ogni parola di ogni puntata di Star Trek. Sono una secchione. Sì, veramente. Io sono un fan grande di Battlestar Galactica. E questo è lato. Latte. Ipotizzo che tutti noi siamo i secchioni. Grazie a tutti per la vostra attenzione stasera. Stintonatevi domani per la mia intervista con i residenti del secondo cerchio.